Eccola, buongiorno, Ok. Bene, buongiorno a buongiorno a tutti. tutti, bentrovati. Oggi sono 20 aprile, sono le 11:10. Terza commissione si riunisce. Per favore, chiamiamo l'appello e il consenso alla Buongiorno, risoluzione. Presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, sono presenti alle 12:10 il presidente Paolo Paracausi, il consigliere Massimo Giaconia, la consigliera Concetto Mella e la consigliera Katia Meli. Chiedo a loro la possibilità di poter registrare e il consenso per farlo. Va bene. Ok, Ok. va bene. Presidente, io Manca Ficarra? volevo... Manca Cosa? Manca Ficarra? Va Ficarra, sì, manca bene, ancora. innanzitutto buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma avevo una riunione Skype con il mio datore di lavoro e quindi ho perso un po' più di tempo. La segreteria ha qualcosa da notiziarci nel frattempo? Sì, allora io volevo sottoporvi alcune mail che sono arrivate nel fine settimana. Giorno 17 vado per ordine di data. Giorno 17 è arrivata un'email da Francis Rocker che sarebbe come oggetto scarico fognario bandita. Si preoccupavano di manifestarci le difficoltà di questo scarico fognario e chiedevano la possibilità di occuparcene nel più breve tempo È possibile, un'email magari subito dopo l'emergenza. arrivata solo a noi. Sì, è La puoi arrivata leggere ad per AMAP, ascolta, ad favore? AMAP seconda commissione e a terza commissione, e La a puoi URT. leggere per favore? Sì, rispettabile comune di Palermo, sono il cittadino Francesco Roccati. Vi segnalo come già fatto da un consigliere in merito alla richiesta di pulizia dello sblocco a Mare di Bandita, attualmente occluso dalla sabbia, provocandone la fuoriuscita dei liquami, peggiorando la situazione già precaria data dall'insabbiamento del porto. Questo canale è stato inserito nel progetto di riqualificazione della costa sud e chiusura degli scarichi fognari, vedere allegato con progetto collettore. È stato predisposto il progetto di eliminazione degli scarichi. Questo problema del canale deve essere risolto, che come ben sapete provoca molto disagio. Molti scarichi in precedenza sono stati chiusi. Si chiede alla fine di questa emergenza di trovare una soluzione finale per questo sblocco. Posizione scarico Porticciolo Bandita e allega due immagini ed il progetto. In attesa di vostra risposta, porgo distinti saluti, Francesco Roccati. Allora, cortesemente questa email, così come l'abbiamo ricevuta, la mandiamo all'AMAP, al presidente dell'AMAP e al responsabile delle fognature. La mandiamo anche all'assessore Prestigiacomo, in quanto assessore alle attività, ai lavori pubblici e alle infrastrutture, e la mandiamo anche al NOPA. Per una verifica, perché io ritengo che questo scarico, per le notizie che io ho, è uno scarico che in teoria non dovrebbe più esserci, e se quindi continuano a scaricare, in effetti è perché qualcuno ci scarica abusivamente. Quindi mandiamo una nota a tutti e naturalmente anche per conoscenza a chi ce l'ha mandata. Va bene? D'accordo. Angela, per favore, spegni il microfono che sentiamo te che stai digitando. Grazie. Prego. Un'altra nota di un Filas, praticamente una società, in questo momento non mi viene. Un sindacato Un RAP che sindacato, si aggiunge, un diciamo, alla sindacato che si precedente vuole richiesta. aggiungere alla riunione che è stata fatta per la società RAP. Che dice la legge? Ah, ecco, è entrato Ficarra nel Elio frattempo. Ficarra alle 12:14. Collega Sì. Ficarra, dai il consenso? Collega Ficarra? Non avevo l'invito, Paolo. Sì, certo che do il consenso. Non avevo Perché l'invito. ti avevamo volontariamente escluso. E Oggi avete fatto bene. Giusignoffo non ti voleva tra noi. Assolutamente Lo so, no, perché l'invito gli è arrivato, ora vicepresidente. mi ripeto. Va Allora, bene. ve la leggo. L'oggetto dice richiesta incontro urgente. La scrivente OS chiede alla signoria Loro, componenti della terza commissione, un urgente incontro per sottoporre le problematiche della società RAP SPA. Come a voi noto, si avverte la necessità di affrontare insieme le seguenti criticità.
contratto di servizio, ricapitalizzazione aziendale, debiti, extra costi, bilancio, piano industriale, forza lavoro, tra parentesi assunzioni, sedi aziendali e parco mezzi. In attesa di vostro rapido riscontro si porgono cordiali saluti. Che facciamo? Un attimo, Massimo, questo sindacato dobbiamo invitarlo a parte o possiamo invitarlo? No, possiamo invitarlo insieme. Dovevano fare l'invito congiunto, solo che comunque per un errore hanno lasciato fuori la Filas, ma la Filas è in realtà allo stesso tavolo della CISL e della UIL. Quindi ho appena finito di parlare con il segretario aziendale della CISL, perché non aveva ricevuto diciamo l'invito telematico, cosa che sta provvedendo ora Giusi singolarmente, dopo che lui ci manderà l'email di coloro che devono partecipare, e mi ha confermato che la Filas ha mandato la mail, cioè la nota che ha appena letto Giusi. E allora, quindi... e allora Giusi, cortesemente mandiamogli una, quando abbiamo deciso di sentire i sindacati rap il 27 pare... il 22 il 22. 22 infatti il 22 alle 9 e mezza sì. Okay. Allora, mandiamo l'invito anche a questo sindacato per giorno 22 e alle 9:30 per partecipare all'incontro. D'accordo. Poi? Allora, qui ce n'è un'altra di giorno 18, Bike and Track. Siete tutti in indirizzo come singoli consiglieri. Spettabile onorevole Algiroffi, grazie per la celebre risposta. La nostra associazione è disponibile a un'edizione in seconda commissione. Va bene anche la prossima settimana, mi dica lei quando. Praticamente ci chiedono la possibilità di fare un incontro tutti quanti. Ma voi questa mail l'avete? Sì, l'abbiamo ricevuta sulla dolce mobilità in vista della fase 2, ecco. Sì. Loro vogliono rappresentare un progetto. Sì, l'attuale situazione pandemica ha ridotto moltissimo gli la mobilità su due ruote. Sì. Allora, scusate, siccome ho visto che la collega Giroffi, nella qualità di vicepresidente della seconda commissione, già si è... Auguri alla Giroffi. Anche al consigliere Russo, ormai facevano coppia per colpa della mail che le ha lasciati soli. Scherziamo intanto. Sentiamo benissimo. Della seconda commissione, a me? Ti sentiamo benissimo. Sì, Paolo, male ti sentiamo. Ma io infatti mi sento benissimo. Io purtroppo sono con l'iPad. Allora, un attimo soltanto che io mi sposto la... Abbiamo detto poco fa, alla lunga... Siccome ero qui al computer, perché sto avendo la stagione Skype con la banca, e quindi vado di là e mi accendo l'altro computer. Allora, scusi, nel frattempo parlo? Sì, un po'... Sì. Allora, siccome la collega Giroffi, ho visto che ha mandato già un'email dicendo che si stava organizzando a mandare, che avrebbe già da oggi organizzato un incontro, se siamo d'accordo potremmo anche invitarli a venire da noi in commissione alla prima data utile, che ne dite? Beh sì, certo, perché no, certo. Allora, Giusy, mettiamo in programma per me va bene, Paolo, va bene, allora mettiamo in programma quest'altro incontro. D'accordo. Ma questo incontro con solo la seconda o con tutti quelli in indirizzo? No, dobbiamo invitare soltanto questi dell'associazione. Allora, mandiamo oggi una nota dove praticamente facciamo seguito alla vostra notifica, che vi comunichiamo che abbiamo deciso di invitarvi per giorno totte a partecipare alla seduta della commissione. Okay. Va bene, ok. E poi? Poi c'è la risposta dei signori Francesco Liotti e Vincenzo Lombardo, che sono disponibili per la data che gli avevamo suggerito, e quindi procederemo all'invito telematico. Va bene. Ok. Poi è arrivata una mail dall'assessore Giuseppe Mattina,
che ha 7 allegati con 300 pagine, che non ho stampato perché non ho potuto comunque, e in ogni caso ho già messo la nota nelle mail, che dice: si inoltra documentazione, alcuni documenti sono per la semplice riflessione, altri per attuare modelli di intervento disponibili ad ogni incontro e chiarimento. Un caro saluto. Chi è il mittente? Cosa? L'assessore Non... Giuseppe Mattina Cos'è che ha inviato? ha inviato sintesi regolamento inclusione sociale, documento programmatico comitati educativi, piano sud 2030, coronavirus, non torniamo al mondo di prima, appello della società civile e un futuro più giusto e Ma possibile. te lo puoi inviare anche alle singole mail, perché Sì, così. vi posso girare le mail perché O in sicuramente Google sono. Drive, insomma, come Sì, volete. perché praticamente gli allegati sono davvero tanti, non ce la faccio a stamparli. Ho fatto un abbonamento di 300 pagine, ma ne ho già sciupato più Vabbè, della metà. allora mandala queste mail che vado a stamattina, mandala a tutte le commissioni, a tutti i colleghi della commissione, a tutti e Perché cinque, già le commissioni sono e state così se comunque poi dobbiamo eventualmente. indirizzate. Ti sentiamo male, Paolo, non ho capito Come? cosa mi hai detto di fare. Ti sentiamo Che male. dici? Non ho capito proprio. Email dell'assessore, non mi sentite? Ragazzi, io non so come fare. No. Ma nessuno mi sente? Adesso va un po' Io ti meglio. sento, Paolo. Allora, devo girare ai Sembri un componenti della canarino. nostra commissione queste mail, giusto? Benissimo, ti sento. Ok. Bene, mandiamo ai consiglieri prendete l'email che sono arrivate la mattina. Poi c'è Poi altro? c'è l'ultima che sarebbe il verbale dell'incontro, della riunione del 15 aprile 2020, fatto dalla dottoressa Como con tutte le segretarie di commissione. Fammi capire, ma non è quello che già ci ha letto in anteprima Angela Scafidi, che è quello che aveva parlato Angela Credo, Scafidi? sì, Sì, lo è quello. Paolo, prima ha aggiunto qualche frase, ma il concetto è quello, fondamentalmente. Perfetto, va bene. Altro? No, non ho altro. Va bene. Colleghi, invece io volevo dirvi un paio di cose, che tra l'altro articoli di giornale che sono usciti in questi giorni. Uno è questa vicenda i parchi, cioè i parchi che vogliono riaprire il Comune di Palermo. Non avete letto su Repubblica di sabato che c'è un'ipotesi di riaprire alcune ville, alcuni parchi della città di Palermo, a partire da Villa Giulia, Villa Niscemi, eccetera. Ho mandato un messaggio all'assessore Marino, il quale mi dice naturalmente sì, c'è questa idea, però è pur vero che è un'idea che è subordinata naturalmente diciamo, alle aperture che arriveranno dai prossimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione. Però, secondo me, anche su questo, diciamo, noi come Commissione Villa Giardini qualcosa da dire potremmo averla, secondo me. Quindi, diciamo, su questo lascio a voi la riflessione. Paolo, ho detto che l'apertura di queste ville in realtà è legata alla possibilità di consentire ai bambini con qualche difficoltà, con qualche disabilità, la possibilità di poter uscire all'aperto. Non credo che sia. Se volete lo leggo perché non, quello che dici tu è già in atto con il Parco della Salute. Come molta gente si è posta il problema se il decreto del presidente Musumeci fosse anche per tutti i genitori di tutti i bambini, a quanto pare no, cioè la passeggiata per esempio del bambino col genitore è vincolata a uno stato di necessità o di emergenza, non alla cosiddetta passeggiata ludica. Io sono ferma lì, non so se... Confermo, Mella, Io so confermo la questo, stessa. infatti, No, perché no, no, ma è la stessa interpretazione che ho dato io. è per cui per me Sostanzialmente, stavo
anche invitare l'assessore Marino perorando la possibilità di aprire le ville soprattutto per i bambini. Allora, leggiamo, ma io non credo che si possa fare, Paolo, scusami, perché sostanzialmente cosa ha fatto il presidente della regione? Ha revocato, diciamo, parte o totalmente l'ultima sua ordinanza che rendeva ancora più restrittive le direttive del governo nazionale, che già inizio aprile aveva, diciamo, permesso le attività sportive, diciamo, vicino alla propria abitazione. Ma non mi pare che sia consentita la passeggiata con i bambini o l'andata al parco, non mi pare. Però, se mi consentite, vi leggo questo articolo di Repubblica, se non l'avete letto. Si farà la fila come al supermercato, ma stavolta con palla e monopattino sotto il braccio e i bimbi per mano. Il comune studia il piano per riaprire i parchi in sicurezza a partire dal 4 di maggio. Villaniscemi che ha anche un parco giochi per bambini, la città dei ragazzi, Grosseto via Le Campane, Villa Trabia e Villa Giulia. Ieri l'assessore al verde Sergio Marino e il dirigente Domenico Mutacchi hanno buttato giù il progetto per consentire ai più piccoli di tornare a correre, quindi parla di tutti i bambini, non soltanto quelli che, diciamo, che hanno qualche difficoltà. Dopo le proteste di molti genitori che con una lettera appello a Repubblica hanno chiesto di salvare i bimbi dalla reclusione, Marino e Mutacchi stanno individuando una decina di aree verdi cercando di abbracciare tutte le circoscrizioni da aprire con nuove regole. 5 sono già state individuate. L'idea è quella di dirottare il personale che al momento non è impegnato a garantire la sicurezza negli spazi verdi che riapriranno. Ma in che modo riapriranno i parchi? Con regole precise che prevedono una coda come quella che si fa nei supermercati, dice Marino. Ogni villa, a seconda della sua grandezza, ospiterà contemporaneamente un numero massimo di persone e il nostro personale vigilerà perché all'interno si rispettano le distanze di sicurezza. Quanti bimbi per quanto tempo? L'idea al momento è quella di permettere turni da 20-30 minuti. Valuteremo se far entrare un adulto e un bambino, continua, nel caso di fratellini potrebbe essere consentito l'ingresso anche a un secondo adulto. Dipenderà da quello che deciderà sia il governo regionale che il governo nazionale. E qualcuno che segnate il microfono. Allora, ho perso il filo. Dipende da quello che diceva, noi ci atteniamo alle regole. Ciascuna villa potrebbe essere divisa in settore per ospitare bimbi e fasce d'età diverse. A tutti comunque sarà data la possibilità di correre e giocare al sole. L'ingresso sicuramente per gli adulti sarà consentito con guanti e mascherine, mentre il personale periodicamente sanificherà i giochi. Il sindaco, durante una giunta convocata 2 sere fa, ha chiesto un sistema di prenotazione online per evitare la coda fisica davanti alle ville, che sarà comunque inevitabile. Spingeremo perché i cittadini utilizzano più che possono gli strumenti tecnologici. Con la prenotazione si evitano le code, ma chi non può prenotare non resterà fuori. Le ville e i giardini che sono state individuate hanno strutture che, secondo il comune, si prestano al distanziamento, mentre sia su Giardinese sia su Villa Garibaldi in Piazza Marina ci sono ancora dubbi, ma l'idea è di chiedere aiuto anche ai privati, di certo al Parco della Salute, che già da settimane consente, quello dicevi tu, Concetta, la passeggiata ai disabili con un accompagnatore. Ma una proposta arriverà anche ai volontari che gestiscono il Parco di Tore. Sono bravissime e ben organizzate e servono una gran fetta di città. Il piano sarà condiviso dalla giunta nei prossimi giorni. Questo praticamente è l'articolo di Repubblica. Non esclude che noi non si possa invitare l'assessore, che l'assessore mi sembrava giusto mettervi a conoscenza di questo articolo. E poi invece l'altra cosa, invece, non so se avete letto l'altro articolo invece domenica, sempre su Repubblica, sulla relazione della commissione antimafia, che riguarda sempre il problema di Bellolampo. Devo dirvi ho la relazione finale. Come? Ho la relazione finale della commissione antimafia regionale. La parte interessante è dalla pagina 153 a finire, cioè interessante, quello che ci riguarda di più. Hai possibilità di leggerla, perché io non ce l'ho. Certo, dammi un minuto.
No, approfitto che siamo qui al riuniti perché su richiesta mia, ma devo dire anche del collega Giaconia, e che verrà portata oggi al tavolo dei capigruppo, ci potrebbe essere l'ipotesi che il prossimo atto che potremmo vagliare in consiglio sia il regolamento più ricordo. Non so se sono io che tu adesso, Concetta. Io sì, non ti è il regolamento. Sì, sì, cioè io poco fa ho ricevuto un messaggio, sembra che dalla settimana prossima in poi, non in questa settimana perché si dovrebbe approvare la delibera sulla modifica delle partecipate, dalla settimana prossima in poi, da lunedì, dovremmo essere convocati in consiglio per la trattazione dell'atto. Giusto. Mi voglia di dire, sarebbe ora, diciamo, per cui io vi chiedo se è possibile, ci abbiamo molto lavorato, però ci abbiamo lavorato mesi fa, se si remember. Può riprendere, diciamo... Allora. Sì, io infatti tra l'altro devo dirvi che quando abbiamo approvato il regolamento di istituzione sociale ho mandato proprio in quel momento un messaggio al collega Inserillo complimentandomi per il bel lavoro e per il grande lavoro che hanno fatto, e gli ho detto che potrebbe essere l'opportunità buona per fare il regolamento sui rifiuti, visto che eravamo già arrivati a compimento e mancava soltanto un'ultima ciliegina sulla torta, che noi, come voi sapete, richiesta di alcuni consiglieri soprattutto del centrodestra. Detto questo, però, è giusto, come dice Concetta, di non trovarci impreparati. Quindi io chiedo alla segreteria se siamo in condizioni di avere l'ultimo regolamento praticamente aggiornato per permetterci naturalmente di poter fare un lavoro certosino, perché sicuramente inizieremo una serie di incontri probabilmente con la commissione presieduta da Inserillo, e quindi per non farci trovare impreparate, quindi anche magari dico visto che questa commissione non è stata ad oggi protagonista in quasi nessun atto, visto che questo credo che sia un atto dove abbiamo fatto un lavoro veramente importante, anche perché abbiamo coinvolto decine e decine di persone, di associazioni ambientali, quindi naturalmente potrebbe essere l'occasione che ci potrebbero rendere protagonisti. D'altronde, quindi, per come abbiamo fatto con il regolamento del Veneto. Presidente, scusa se intervengo in merito a questo. Il problema, non so se sia cambiato il regolamento in questo senso, possiamo approfondire, o se la collega Colluro ne ha conoscenza, non lo so. Io so che quando una commissione dà un parere su una proposta di delibera, di fatto, non essendo più all'ODG, non è argomento in trattazione, neanche tra i vari ed eventuali. Però potrei sbagliarmi, almeno queste sono le mie conoscenze. Nell'interesse di tutti possiamo approfondire e valutare l'opportunità. Comunque l'atto è reperibile perché abbiamo tutte le proposte di delibere aggiornate, tra cui anche in una cartella copiata in pennetta. Perfetto. Allora, io credo che se noi abbiamo l'atto, dico, io ritengo che noi possiamo parlare sempre di tutto e di tutti. Assolutamente. Praticamente in a prescindere, noi abbiamo dato il parere all'atto, lo so bene, ma nel momento in cui l'atto è stato trattato in consiglio comunale, e soprattutto visto che ci vedrà coinvolti, soprattutto quando abbiamo dato il parere non c'era questo modo di lavorare rispetto ad oggi, e quindi nel momento in cui dovremo fare un lavoro che ci vedrà coinvolti insieme ad altri, non possiamo non trattarle e parlarne in commissione. Quindi tra le varie ed eventuali, dico, tranquillamente si può parlare, fermo restando che possiamo aggiungere anche eventualmente un ordine del giorno suppletivo e riprende, non so adesso se è necessario o se è il caso. Detto appunto, questo, anche credo... Presidente, anche perché sento che non è stato ancora trattato al Consiglio Comunale, può essere che magari una norma è cambiata, la terza commissione possa in qualche modo aggiungere qualche proposta di emendamento, quindi la discussione è ancora aperta. Non so, scusate, da come tutti noi abbiamo seguito l'approvazione del regolamento sull'inclusione sociale, nonostante vi fossero delle manovre concordate, poi c'è stato qualche consigliere che ha ritenuto legittimamente, opportunamente, di emendare, anche se in minima parte, qualche altro emendamento, per cui nulla osta che si possa sempre intervenire sugli atti. Cioè, anche perché io credo che
Sì, ti sei ho sentito. No, io ritengo. Poi ci avete fatto caso, ma nel corso di quell'approvazione c'è stato il solito consigliere o più consigliere che hanno ritenuto legittimamente, perché questo è nel potere del consigliere comunale, di intervenire nel corso dell'approvazione degli emendamenti, di subemendamenti e quindi poi dell'atto. Per cui penso che questo si possa fare. Diciamo che nel caso dell'inclusione sociale, comunque alla fine gli emendamenti erano tutti di commissione, non c'erano di singoli consiglieri, perché sia Coleo parlava a nome della settima commissione. No, sia ho fatto riferimento a Tantillo che... Certo. Non so se vi è ricordato, a un certo punto mi è rimasto impresso perché chiese che tra le figure dell'unità, del responsabile dell'unità di strada, fossero aggiunti gli psicologi, se non ricordo male, gli psicoterapeuti, per questo lo dico, quindi almeno ancora questo si può fare. Quindi io credo che sia opportuno che noi possiamo reperire il lavoro, dall'atto deliberativo iniziale all'atto deliberativo finale con tutti gli emendamenti fatti, in modo tale che siamo pronti per veramente interloquire con gli altri. E naturalmente permetterci, anche perché siccome sono passati diversi mesi da quando abbiamo avuto il parere e soprattutto da quando abbiamo fatto gli emendamenti, io credo che sia opportuno che comunque riprendiamo, perché dico, abbiamo visto con l'atto dell'inclusione sociale obiettivamente di quanto è faticoso ovviamente fare l'operazione in videoconferenza rispetto a quando si è materialmente presenti in aula. Quindi inviterei la segreteria quindi a provare a recuperare il tutto e naturalmente poterlo condividere ai consiglieri. Poi se c'è qualcuno che ha il lavoro che avevamo fatto, io qualcosa dovrei avere. Però, io anche dovrei averlo, ma non ne sono sicuro. Però dovremmo arrivare a quello che era poi quello finale, quando abbiamo dato il parere e quando abbiamo allegato l'atto definitivo. Detto questo, dovremmo fare un file, Paolo, per come hanno fatto mi sembra che è stata la commissione, la quarta commissione con il regolamento inclusione sociale, mettere in un file dove si mette a confronto il testo l'articolato originale con quello modificato segnato con il rosso, segnando... potrebbe essere una buona idea. Io so quello che hanno dato la quarta, così come sono fatto però io ti ricordo, però credo che poi alla fine mi pare che noi poi di fatto emendamenti li abbiamo condivisi, sono stati inseriti e poi credo che alla fine quello che noi abbiamo fatto alla fine è un atto inclusivo praticamente di tutti gli emendamenti che avevamo condiviso, e rimanevano fuori soltanto alcuni emendamenti che erano quelli che non condividevamo noi e gli altri. Quindi io credo che noi, credo, però dobbiamo capire... No, vero, Paolo, scusami, c'è stato poi l'assessore Catania che con i suoi uffici ha acquisito tutte le proposte di emendamento e ha fatto un nuovo, testo. Sì. Quindi possiamo ripartire da lì. Il nuovo testo che l'ho trovato, ce l'ho io in formato digitale nella mia cartella che mi sono copiata. E le modifiche sono evidenziate, Angela? Allora, sono evidenziati i singoli... titoli delle cose, non le modifiche, in grassetto. In tutto questo purtroppo la collega che si occupava di questo sta molto male, per cui non la si può disturbare dell'ufficio di Catania, perché purtroppo ha un brutto male. Sì. Quindi non cioè io nella cartella che ho il regolamento rifiuti c'è versione 2 e versione 3. La 3 penso che sarà l'ultima, ve la posso girare col Google Drive. Però assicurati prima. Ok. Sì, e soprattutto ci dovresti anche mandare, secondo me, materialmente l'atto deliberativo. Se ce l'abbiamo quello, perché sennò bisogna andare in ufficio a prenderlo, Paolo. Perché dovremmo partire dall'atto deliberativo e poi dovremmo capire. Verifichiamo se ce l'abbiamo scansionato, casomai si va a prendere in ufficio. Vabbè. Massimo, hai trovato questa nota della... Certo, io sono pronto. Prego, ti ascolto. Un attimino che provo a mettervelo a schermo, condividerlo. Lo vedete? No. Ora forse si sta aprendo. Ora sì. Ah, il relatore è la deputata in questo. Sì, Roberta Schillaci, sì.
Allora, diciamo che diciamo che tutta la parte precedente riguarda tutto il resto della Sicilia, no? Gli impianti diciamo di trattamento e conferimento dei rifiuti della Sicilia. Quello che interessa più a noi, diciamo, almeno per il momento, è questa parte di qua che riguarda Bellolampo, la parte 2, l'impianto di Bellolampo, relatore onorevole Roberta Schillaci. L'emergenza Bellolampo, la commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, nell'ambito dell'indagine sul ciclo dei rifiuti in Sicilia, ha analizzato la criticità relativa alla principale discarica pubblica della regione, Bellolampo. La discarica di Bellolampo è il centro di smaltimento di rifiuti della città di Palermo, gestita dal comune per tramite della RAP SPA, Risorse Ambiente Palermo, azienda a capitale pubblico, attualmente presieduta dal dottor Giuseppe Norato. L'area che ospita la piattaforma impiantistica per il trattamento integrato dei rifiuti di Bellolampo, ubicata nell'omonima contrada del comune di Palermo, distante circa 5 km dal centro abitato, occupa una superficie di 30 ettari e si trova alla quota orientativa di 500 metri dal livello del mare. Il sito si articola in un impianto costituito da una serie di vasche, dalla prima alla sesta vasca, ad oggi non più attive, e da un impianto di TMB, trattamento meccanico biologico, con un bacino d'utenza costituito in origine dalla città di Palermo e in seguito da buona parte della provincia. La prima e la seconda vasca sono state realizzate nel periodo 1990-92 su un'area attigua alla discarica storica bonificata e si sono esaurite nel 1997. La terza vasca, ubicata a nord della prima e seconda, in realtà progettata con ampliamento della prima e seconda vasca, è stata autorizzata negli anni 2000-2002. Tra il 2003 e il 2004 è stata realizzata la quarta vasca, ad ovest della prima e seconda vasca. Ben presto oggetto di sequestro a causa dell'utilizzo di sfabbicidi tra i materiali di realizzazione del sottofondo della discarica. A seguito di bonifica l'area è stata riaperta e nel 2009 è stato autorizzato realizzato un ampliamento per la sua sopraelevazione, lavori conclusi nel mese di ottobre 2009. Nel mese di luglio 2010 sono stati ultimati i lavori di realizzazione della quinta vasca, chiusa tuttavia ad ottobre dello stesso anno per via del crollo di una parte della stessa. Nel 2013 è stata realizzata la sesta vasca, chiusa lo scorso luglio 2019 a seguito del suo esautoramento. Le vasche della discarica sono state oggetto di interventi straordinari nell'ambito del commissariamento per l'emergenza dei rifiuti dichiarato nel 2010. Tali interventi sono stati necessari per porre rimedio a gravi problematiche strutturali di messa in sicurezza e di gestione del percolato, create in buona parte nell'ambito della gestione da parte di AMI SPA, la partecipata del Comune di Palermo, fallita nel 2013. In quegli anni la discarica venne investita da un vero e proprio scandalo percolato. Le analisi di laboratorio confermarono la formazione di un enorme lago di percolato, nonché la presenza di solfiti, nitrati e metalli nelle acque di alcuni pozzi della zona. Si paventò quindi l'ipotesi che il percolato si fosse infiltrato nel sottosuolo e nella falda acquifera, facendo emergere gravissime disfunzioni, irregolarità e carenze nella gestione della discarica. Venne così adottato un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza per arginare l'accertata situazione di disastro ambientale e la Procura di Palermo aprì un'inchiesta con le accuse di disastro doloso, inquinamento delle acque e del sottosuolo, truffa, gestione abusiva della discarica fino all'abbandono dei rifiuti speciali e all'abuso d'ufficio. Chi ne ha più ne metta. La vicenda giudiziaria comunque si conclude qualche anno dopo con nessuna condanna. Nonostante siano trascorsi diversi anni, ancora oggi la discarica rappresenta il simbolo della crisi di rifiuti della regione Sicilia ed è al centro di indagine da parte della Procura di Palermo, che ancora una volta ha ipotizzato fattispecie di inquinamento ambientale avvalorate anche dall'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia. Capitolo 2, esautoramento della sesta vasca.
L'incremento dei conferimenti in deroga alle autorizzazioni concesse, operato negli anni per il tramite di ordine contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della città capoluogo, ha inevitabilmente portato al colmamento anticipato delle vasche e alla loro conseguente chiusura. Non ha colto quindi di sorpresa quanto accaduto con la sesta vasca, collassata lo scorso luglio 2019 per l'esaurimento dei volumi autorizzati. La vasca infatti era stata realizzata per una portata di circa 1000 tonnellate al giorno, incrementata da oltre 1500 tonnellate giornaliere dal governo Crocetta, che al fine di tamponare l'ennesima crisi rifiuti autorizzò i conferimenti dei rifiuti di altri 50 comuni, assegnando alla società Ecoambiente l'area ex Unieco con impianto di trattamento mobile. L'affidamento de quo, deciso durante una conferenza di servizi alla quale non prese parte la curatela di Ania, proprietaria dell'area, si è protratto fino al mese di maggio 2019, allorquando alla scadenza delle concessioni dell'area è subentrata la RAP. In ordine all'aumento del volume dei rifiuti conferiti a Bellolampo, nel corso dell'audizione tenutasi il 26 marzo 2015 presso il Senato della Repubblica, lo stesso sindaco della città di Palermo, Luca Orlando, già dichiarava. Orlando, sindaco di Palermo. La sua dichiarazione: di fronte all'emergenza sostanzialmente si è deciso di consentire di conferire di più nel rispetto di tutta la normativa che riguarda l'impatto ambientale e ovviamente tutte le autorizzazioni necessarie. L'unico danno che si ha è una riduzione della durata in vita perché c'è un conferimento maggiore, ma laddove dovesse diventare strutturale, come l'amministrazione comunale è disponibile ad accettare che diventi, è evidente che bisogna realizzare l'ampliamento dell'attuale TMB che passerà da 1000 tonnellate al giorno a 1400 tonnellate al giorno. Per uscire dall'emergenza vogliamo sapere dove si vuole andare, se viene deciso dalla regione che il comune di Palermo si occupa soltanto del comune di Palermo, chiediamo scusa e non ci occupiamo più del tema. Noi siamo assolutamente autosufficienti con la nostra festa e con il nostro TMB. Le previsioni sull'esaurimento della vasca si sono realizzate senza porre in essere interventi idonei a garantire lo smaltimento e scongiurare l'emergenza. In tale quadro assumono specifico rilievo i continui ritardi nella progettazione e nella realizzazione della settima vasca, nonché la mancata attivazione di un sistema di raccolta dei rifiuti efficiente. Di analogo avviso, le dichiarazioni rese dal giornalista Giancarlo Macaluso, sentito da questa commissione il 16/10/2019. Che dice che la sesta vasca di Bellolampo fosse in fase di esaurimento non è una cosa che scopriamo il 25 luglio, quando è stato certificato che la sesta vasca non poteva bancare nemmeno un chilo di spazzatura. La sesta vasca di Bellolampo è una vasca che era stata autorizzata per contenere certi quantitativi di rifiuti. Si sapeva bene o male, si sapeva bene o male qual era la data di morte della vasca. Quindi sono stati dei ritardi nel realizzare la settima, che ancora non è nemmeno nelle liste, perché sappiamo che ci sono circa 180 rilievi. È un progetto fatto dalla RAP, anche lì un po' di nebbia su chi sia la responsabilità, chi avrebbe dovuto effettivamente preparare il progetto, chi lo ha ritardato, per quale motivo non si sa. Orbene, ciò non fa che acclarare la responsabilità di una politica che ha fatto dell'emergenza la modalità pressoché unica per la gestione dei rifiuti. Le ordinanze emergenziali, per definizione, hanno il compito di adottare strumenti temporanei capaci di riportare la gestione alla normalità nel più breve tempo possibile. Detta previsione contrasta tuttavia con quanto accaduto in Sicilia, ove l'emergenza è stata istituzionalizzata creando un sistema parallelo a quello previsto dall'ordinamento giuridico, basato sulla deroga. Su quanto accaduto a Bellolampo vale la pena riportare le dichiarazioni rese della dottoressa Vania Contraffatto, assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, dall'11 novembre del 2014 al 17 novembre del 2017, durante l'audizione tenutasi il 15 gennaio 2020. Che ha dichiarato: Crocetta interpretò l'ordinanza condivisa come se di fatto il ministro l'avesse nominato commissario alla gestione dei rifiuti, e quindi con Pirillo come dirigente e con il ministro in quel periodo mi esautorò del tutto dalla gestione, che poi l'assessore non è che fa gestione,
fa atti di indirizzo, ma non fu in quel momento neanche in grado di rifare gli atti di indirizzo perché doveva fare tutte cose lui. E una volta che questo, diciamo, mi colpì, accadde che ci eravamo visti fino a tarda sera con Crocetta, Pirillo e tutti quanti lì in assessorato nella stanza di Pirillo, perché Crocetta veniva in assessorato e si andava a sedere al decimo piano nella stanza del dirigente generale, lì faceva le riunioni, cioè come se fosse lui il dirigente generale. Queste sono le dichiarazioni, ovviamente riportate testualmente, no? di coloro che sono stati intervistati. L'ex assessore inoltre ha affermato che venivano ammessi provvedimenti illogici nel metodo e nel merito, in assenza di qualsiasi voglia pianificazione. Su punto ha riferito, sempre da contraffatto, venivano prodotti in Sicilia circa 5.900 tonnellate di rifiuto al giorno, che in quel momento quindi va in sofferenza a Palermo, che ne riceveva circa 1.000. Quindi la metto nella stessa mia situazione d'animo, che arrivano queste 1.000, leggo che 300 le mandava la Siculiana, le mandava Siculiana, altri 300 o 200 le mandava, non ricordo ora se a Oikos o ad altri, e 600 invece rimanevano non smaltite. Quindi vado in assessorato, lo chiamo immediatamente, lo convoco in stanza e gli dico: scusa, me lo dici secondo quale criterio, Armenio, me lo spieghi secondo quale criterio tu decidi che tot va in questa discarica, tot va in quell'altra discarica e gli altri invece se lo tengono a casa? Chi sono, quali sono i paesi che se le tengono a casa? Perché loro, perché quelli vanno lì, perché quelli vanno là? Partono una serie di discorsi evanescenti che sa quando uno dice: ma sul serio sono capitata qua? Al che ho detto: per favore, mi dici che quantità di rifiuti viene prodotta in Sicilia? Quanto va da una parte? Quanto ne va da una parte? Chi va da una parte e chi va da un'altra? Ecco, e questo dirigente regionale della regione... Stiamo parlando della contraffatto, che è uno dei magistrati che era... Sì, Paolo. No, ci sta tutto la tua interruzione, perché è veramente... Pip! Sale con un foglio A4, anzi, sale senza nulla. Io avevo una missiva davanti, prende questa missiva, cioè il foglio A4, la gira dall'altra parte e con la penna inizia a dire: 500 vanno qua, 400 vanno là, 1.000 vanno qua. Io ho detto: scusi, ma stiamo parlando di patate, non l'abbiamo un piano, non c'era niente, presidente, assolutamente niente, questo gestiva improvvisando. Quanto appreso in audizione della dottoressa Contraffatto conferma che per anni i processi decisionali del governo regionale sono stati dettati da una sorta di regia esterna, nonostante la presenza in giunta di nomi autorevoli sul fronte della legalità. Si è inoltre provveduto a gestire un settore strategico come quello dei rifiuti senza attuare alcuna pianificazione, ma in maniera del tutto approssimativa ed improvvisata, con evidenti ripercussioni negative su tutto il territorio. Al di là del modus operandi che ha caratterizzato la gestione dei rifiuti in regione, per la quale rimandiamo alla prima parte della relazione finale di questa commissione, appare opportuno evidenziare che alla chiusura della sesta vasca ha contribuito anche il Comune di Palermo, che non è mai riuscito a realizzare un capillare e efficiente sistema di raccolta differenziata capace di congestionare bello lampo. Al tal proposito, il dottor Lupo, dirigente generale al Dipartimento regionale acque e rifiuti dal luglio 2012 al settembre 2014, all'audizione del 12-11-19 ha affermato: io ho finanziato un progetto di 11 milioni di euro, cioè finanziato significa che ho fatto le gare, ho comprato gli automezzi, ho comprato i sacchi, ho comprato gli scarrabili da consegnare alle famiglie per il porta a porta. Per partire quel progetto ancora oggi non è neanche completo. Palermo Differenzia 2 ancora ad oggi non crede sia stato esteso a tutti i 130.000 abitanti. È un problema complessivo di gestione del ciclo. Quello che posso dire è che in 8 mesi le cose erano state fatte. Rapp aveva una discarica che gli ha consentito un'autonomia. Io sono andato via nel 2014, la discarica mi pare sia esaurita quest'estate, quindi
hanno avuto più di 5 anni di tempo, hanno avuto un impianto che è il secondo, anzi credo che sia il più grande impianto che c'è in Sicilia di trattamento meccanico biologico, credo che sia più grande di quello di Sicula Trasporti. Nonostante questo non sono riusciti a dare un cambio alla modalità di gestione del ciclo, ad incrementare la raccolta differenziata, a portare in quell'impianto dell'umido da differenziare in modo da fare che del compost invece che portare tutto in discarica. Hanno finito la discarica, l'impianto l'hanno riempito di rifiuti, mi pare di aver capito perché non avevano più posti dove portarli, però voglio dire stiamo parlando di un'opera pubblica non di poco conto. Ed è invero, è innegabile che a 10 anni dall'avvio della prima fase l'amministrazione comunale e la sua partecipata non hanno completato la raccolta domiciliare in tutta la città e non si sa nulla di quanto partirà di quando partiranno gli ulteriori e necessari step. A detta di RAP, l'unica azione ad oggi intrapresa è l'individuazione di parte delle aree per il CCR, Centro di Comunale di Raccolta, che contribuiscono, seppur in maniera ridotta, ad incrementare i benefici della raccolta differenziata. La percentuale di raccolta differenziata, certificata anche dal rapporto rifiuti urbani redatto dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, per l'anno 2018 si è attestata al 19,9%, influendo negativamente sul corretto funzionamento del TMB di Bellolampo, tarato e progettato per una quantità di 750 tonnellate di rifiuti giornaliere sulla base di un RD al 30%, ancora oggi non realizzata. Capitolo 3, impianto del TMB. L'impianto per il trattamento, sì. Questa parte che riguarda differenza 2 realmente ancora non è partita? Non è stata completata, mancano alcuni step ancora. Se non mi ricordo mai, siamo arrivati al terzo step. No, ma tutte queste accuse scritte da questo lupo, cioè, sì, obiettivamente vanno contro chi ha gestito fino ad oggi. E ancora non è finito, ancora non abbiamo finito. Io ti consiglio di attendere. Io ancora ti consiglio di attendere, Paolo. Io rimango basita per le parole dell'assessore contraffatto. È allucinante, wow. Brava. È allucinante. È allucinante. Cioè, comunque fatemi continuare che qua... Mi sembra di la questione durante l'assessorato. Mi sembra di essere un film. Dove io sono l'attore, vero Katia? Cioè, sì, devo dire che lo sta incarnando abbastanza bene, devo dire. Posso? Io... Il mio amico Ficarra c'è. Sempre, Massimo, quando parli tu io sono sempre attento. Ah, ti sto facendo un gesto, vediamo se lo capisci. Però, io vedo Francesca Parlapiano. Allora, capitolo 3, l'impianto del TMB. Allora, l'impianto per il trattamento meccanico biologico TMB dei rifiuti urbani, ubicato all'interno della piattaforma impiantistica a confine con la Sesta Vasca, è stato installato nel gennaio 2016 ed è costato 27 milioni di euro. Si articola in due sezioni, una linea di tre... Cosa? Posso? Io ogni tanto vi perdo, non so se sono io o se sei tu. Mi sentite? Perché ogni tanto salta. Sì, io ti sento, Massimo. Sono sempre Caramella e Paolo Caracausi, perché sono sempre nella stessa stanza. Dividetevi, per favore. Allora, capitolo 3, l'impianto del TMB. L'impianto del TMB. Scusa, io Ficarra e Gelardo sono la stessa macchina. Paolo, non ti ho sentito, dicevi? Ho detto che io e Concetta meglio siamo non l'hai sentito, ma Gelardo invece nella stessa macchina. No, io sempre con Massimo. No, Massimo era a passare il cane. Vabbè. Capitolo 3, l'impianto del TMB. L'impianto per il trattamento meccanico biologico TMB dei rifiuti urbani, ubicato all'interno della piattaforma impiantistica a confine con la Sesta Vasca, è stato installato nel 2016 ed è costato 27 milioni di euro. Si articola in due sezioni, una linea di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziata e una linea di produzione di ammendante compostato, fisicamente e funzionalmente indipendenti l'una dall'altra.
Ben presto l'impianto ha presentato problemi di funzionamento sulle cui cause risultano contrastanti le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione. In particolare il giornalista Giacinto Pepitone, sentito in commissione in data 9/10/2019, per essersi occupato dell'impianto TMB, ha affermato: io ho scritto un articolo in cui la regione mi segnalava che l'impianto TMB di Bellolampo era nato zoppo perché avevano sbagliato il progetto. Parimenti, nel corso dell'audizione del 16/10/2019, il giornalista Giancarlo Macaluso ha dichiarato: quando nacque questo trattamento meccanico biologico, quando fu aperto questo impianto, già si disse, per esempio, che nasceva con dei problemi, con dei difetti strutturali, con il fatto che fosse stato in qualche modo progettato molto in anticipo e quindi realizzato successivamente, per cui non c'era un'aderenza con tecnologie più moderne e più contemporanee. Quindi questa storia del TMB purtroppo è andata avanti anche con queste difficoltà vere, presunte. Difficoltà sicuramente ci sono state, perché hanno avuto refluenze sulle strade di Palermo. L'ultima più importante è stata quando si sono rotte tutte e due le linee, perché all'interno dei rifiuti è stato trovato un rifiuto talmente ingombrante da avere compromesso gli ingranaggi del TMB. Chi gliele ha messo? Però non ricordo cosa fosse, ma ricordo che era una cosa che saltava all'occhio. Tanto è vero che anche lì Luca Orlando adombrò il sospetto che qualcuno brigasse per fermare questo impianto di trattamento. Entrambi dunque hanno riportato la possibilità che i problemi dell'impianto fossero da imputare a un difetto di progettazione e o costruzione. Di senso contrario, le dichiarazioni rese all'audizione del 22/10/2019 dal dottor Nicolò Marino, già assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, che dichiarò: l'impianto era a regola d'arte, avevi in mano una Ferrari per poter fare lavorare all'impianto. Sulle cause del malfunzionamento del PMB ha dichiarato: innanzitutto ci vorrebbe un accertamento tecnico per verificare, so che lo dovete sentire perché me lo ha detto il dottor Lupo, lui è un tecnico ed è quello che ha operato direttamente. Di uguale avviso anche il dottor Marco Lupo, che in audizione ha riferito: l'impianto di trattamento meccanico biologico che c'è a Bellolampo è migliore di quello che c'è a Catania, che ha Sicola Trasporti. Sicola Trasporti fa i miliardi, a Bellolampo lo hanno devastato. Io ho visto delle foto, stiamo parlando di un impianto di 27 milioni di euro. Se questo è il pubblico, allora facciamoci una riflessione. Secondo i vertici regionali, quindi, le criticità del TMB non erano ascrivibili ad un problema di natura tecnica, bensì gestionale, dovuto principalmente alla carenza di risorse di RAP destinate in larga parte al pagamento delle spese del personale. Così il dottor Marino: mi pare il comune di Palermo paga una tantum. Mi pare che il contratto all'epoca era di 100 milioni di euro con RAP, che forse a stento è sufficiente per pagare gli stipendi. Questo problema era presente allora e ne parlai anche con Orlando insieme al dottor Lupo, che per pagare gli stipendi, ma questa discarica, sostanzialmente questo impianto non investi in questo che va curato, va ampliato, ci vogliono gli investimenti per tenere in vita correttamente un impianto, c'è il problema del percolato eccetera eccetera. Fra l'altro io ricordo che ne parlai con Orlando di questa cosa, mi pare che il presidente di RAP fosse Marino, a Palermo chi è che paga per abbancare i rifiuti a Bellolampo? I comuni dell'Interland, quindi il comune di Palermo, che da un lato non paga per quanto conferisce, dall'altro lato fa abbancare perché gli pagano alcuni dei comuni della provincia. Quindi il problema serio di Bellolampo, dal mio punto di vista, per quello che noi abbiamo fatto, per come ho avuto modo di vedere anche con i miei tecnici quello che sta avvenendo e come si deve intervenire su Palermo, è un problema gestionale, è un problema serio di mancato investimento del comune di Palermo nella discarica. Se vedete il contratto, se il contratto è una tantum tuttora, il problema è già lì. Così il dottore Lupo, l'ex dirigente generale: non avendo le risorse,
non è in grado di fare manutenzione. Quell'impianto, per essere gestito, ha bisogno di risorse. RAP non è in grado di gestire un impianto senza risorse. Il problema di RAP è fondamentalmente uno: RAP ha un contratto di servizio con il comune di Palermo, che è un contratto una tantum. Faccio un esempio, perché non so la cifra precisa: RAP ha un contratto da 100 milioni l'anno. Dopodiché, di questi 100 milioni, credo che 99 milioni li spenda per pagare gli stipendi e non ha le risorse per gestire l'impiantistica, e molto spesso non ha neanche le professionalità. Dalle audizioni sopra riportate emerge la questione legata al a memoria, in percentuale siamo realmente così, oppure in percentuale, che poi sappiamo che non è 100 milioni mai di più, ma in realtà i soldi vanno quasi tutti per i stipendi, o c'è praticamente un no? Io se non ricordo male il costo del lavoro per l'azienda si attesta intorno a 75-80%. Ok, vabbè, ma lo possiamo andare a vedere nelle ultime relazioni trimestrali. Sì, questo voglio, infatti, se il ministro non so. Se le segretarie si prendono questo appunto e vanno a verificare in una delle relazioni trimestrali, se magari fosse l'ultima che abbiamo ricevuto, da lì lo possono riscontrare. Ok, ma in quella trimestrale o la relazione finale? No, vabbè Paolo, in quella trimestrale riguarda un periodo di 3 mesi, quella finale, la percentuale è sempre quella, non è che cambia. Okay, sul percentuale vabbè. Dobbiamo fare il ragionamento, non sull'importo. Vabbè, ok, vai avanti, scusami. Vai. No, figurati. Allora, dalle audizioni sopra riportate emerge... Cos'è sul rumore? Sentite questo rumore? Ogni tanto i messaggi che arrivano ai telefonini. Ah, dalle audizioni sopra riportate emerge la questione legata al contratto intercorrente tra la RAP e il Comune di Palermo, che nel prevedere il pagamento una tantum della tariffa di smaltimento ha di fatto impedito alla società di effettuare i necessari investimenti sull'impianto proprio a causa di una carenza di risorse, sufficienti a malapena a coprire il costo del personale. In ogni caso è comunque lecito chiedersi su quali basi il TMB sia stato realizzato per una portata di 750 tonnellate di rifiuto al giorno. Però da considerare, Paolo, che cosa? Che il TMB è stato dato alla RAP da parte del comune in parola, cioè non è che è mai stato modificato il contratto di servizio, quindi in realtà il comune di Palermo non paga la RAP per la gestione del TMB, che è stata stimata a circa 10 milioni di euro. Vi ricordate questa cosa? In tutte le relazioni la RAP lo specifica, quindi a fronte di una produzione giornaliera della sola popolazione di Palermo pari a 950 tonnellate giornaliere, la risposta verosimilmente va ritenuta nella previsione di un aumento della raccolta differenziata, che è questo anche il problema. Una scelta progettuale ottimistica, fin troppo, alla luce di una raccolta differenziata mai arrivata al 30%, ed ancora secondo quale criterio è stato autorizzato un conferimento di 1500 tonnellate giornaliere? L'impianto sovraccaricato dal maggior quantitativo di rifiuti del comune di Palermo e provincia è stato poi interessato da frequenti anomali episodi di incendiari. A partire dal mese di luglio 2019, infatti, gli incendi hanno avuto una frequenza quasi costante, 4 incendi in meno in un mese. Tanto che il sindaco Orlando, paventando l'ipotesi di sabotaggio, ha segnalato il fenomeno alla Procura della Repubblica. Il primo incendio è avvenuto il 15 giugno. Il primo incendio è avvenuto il 15 giugno 2019 in un vaglio del TMB e ne ha messo fuori uso una delle due linee. Il 21 giugno è scoppiato il secondo incendio, il 5 luglio si è innescato un altro incendio su Pizzo Scala, arrivando all'ambire la recinzione dell'impianto. Nuovi incendi il 10 e l'11 luglio, il primo sulla provinciale che porta a Bellolampo e nella zona Borgonova, e il secondo su Celona. Sugli incendi è intervenuto il giornalista Petitone, che dichiarava: quindi quello degli incendi è un fenomeno che da più parti mi viene indicato come ovviamente non causale, cioè non sono incendi che scoppiano di quelli improvvisi, mi viene descritto, però dico sviluppi su questo, al di là di aver raccontato delle difficoltà che poi nascono dopo questi incendi e di come il sistema va in tilt e non ne ho altri. Vabbè.
I fenomeni incendiari potrebbero aver avuto dunque una natura dolosa, atteso che nel corso delle audizioni sono stati sollevati dubbi in ordine al fatto che la gestione pubblica della discarica del Bulamp possa essere di intralcio ad interessi privati. Capitolo 4, la settima vasca. La situazione emergenziale, anche importante questa parte qua, la situazione emergenziale fin qui illustrata non può prescindere dalla disamina dei problemi legati alla mancata realizzazione della settima vasca. L'opera rientrava tra i sei progetti per i quali il presidente della regione, Sebastiano Musumeci, aveva per gli amici come. Aveva ottenuto il ruolo di commissario straordinario dell'emergenza rifiuti e il suo completamento sarebbe dovuto avvenire nel 2019. Ebbene, se così fosse stato, probabilmente qualcuno ha parlato? No, no, sono io. Aspetta che metto silenzio. L'opera rientrava tra i sei progetti per i quali il presidente della regione, Sebastiano Musumeci, aveva ottenuto il ruolo di commissario straordinario dell'emergenza rifiuti e il suo completamento sarebbe dovuto avvenire nel 2019. Ebbene, se così fosse stato, probabilmente non ci saremmo trovati con la più grande discarica siciliana chiusa e con l'ennesima emergenza rifiuti, le cui responsabilità sono di non facile individuazione. Come anticipato, nel 2017 il governo nazionale, presieduto da Paolo Gentiloni, avviava una procedura straordinaria per la realizzazione per realizzare alcune opere strutturali in Sicilia, tra le quali la settima vasca di Bellolampo. A tal fine veniva nominata una struttura commissariale composta dal presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, commissario delegato all'emergenza dei rifiuti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, ingegnere Salvatore Cocina, e dal prefetto in pensione Vittorio Piscitelli, chiamati a avviare la gara e a completare i lavori entro il mese di settembre 2019. Ad aprile 2017 la RDAP depositava presso il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, diretto dal dottore Maurizio Tinillo, il progetto definitivo della settima vasca, realizzato interamente in house da un gruppo tecnico dell'azienda per l'ottenimento dell'AIA, autorizzazione integrale ambientale. Ebbene, l'assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità rilasciava l'AIA con provvedimento datato 24 luglio 2018, dopo un'istruttoria durata un anno e mezzo. A tal proposito, rilevano le dichiarazioni rese dal giornalista Antonio Fraschilla nell'audizione dell'8/10/2019. Piscitelli ha parlato di ostacoli che ha trovato nella burocrazia regionale, ma che già è una cosa gravissima. Stiamo parlando per realizzare un impianto, la settima vasca, che doveva evitare quello che sta accadendo oggi, un'emergenza che costerà un sacco. Se parliamo di 72 milioni di euro soltanto per due anni, se davvero entro 24 mesi avremmo la settima vasca, cosa che non avremo. Completato l'iter approvativo del progetto definitivo, sorgeva la problematica relativa all'affidamento della progettazione esecutiva, anche alla luce delle nuove disposizioni normative in base alle quali non era più ammesso riconoscere incentivi economici ai progetti interni all'amministrazione, tra parentesi acuta, posso dirlo Presidente. Dall'altro canto, l'affidamento all'esterno della progettazione avrebbe dilatato i tempi per l'espletamento della dovuta procedura concorsuale per le verifiche previste ai sensi di legge. A quel punto l'amministratore di RAP si rese disponibile ad effettuare la progettazione esecutiva all'interno della società, consegnando il progetto esecutivo a dicembre 2018. Rimaneva in capo alla Regione il compito di dare corso alle procedure di verifica, di bandire le gare d'appalto e di avviare i lavori. La regione ha esternalizzato la fase di verificazione e la RAP si è trovata ad apportare innumerevoli correzioni al progetto secondo le prescrizioni sollevate dall'ente di verifica. I tempi di realizzazione della settima vasca si sono così allungati e la regione non è nelle condizioni di garantire il completamento dell'opera entro il 2020. Ad oggi è difficile conoscere la data di consegna dell'opera. Capitolo 5. Il trasferimento dei rifiuti nelle discariche private. L'usotramento della stessa vasca, il malfunzionamento delle TMA. Ti interrompo di nuovo. Sì, sì, sì. Ho ricevuto purtroppo una telefonata. Una cosa devo chiedere, non l'ho sentito. Per la settima vasca, quando l'hai letto, ci sono dei tempi di realizzazione? Alla fine dice che comunque è quasi impossibile prevedere i tempi di consegna dell'opera. Ah, perfetto. L'impegno era diverso, quello di consegnarlo.
Quando è stato nominato commissario straordinario Musumeci, l'impegno era quello di presentare di completare i lavori entro il mese di settembre 2019. Ho capito. Vabbè. All'aprile 2017 il RAP deposita il progetto, non quello esecutivo, ha ottenuto l'AIA, l'autorizzazione integrale all'ambiente, e poi comunque bisognava trasformarlo in progetto esecutivo. È subentrato poi la norma che impedisce di riconoscere, diciamo, un'indennità o una cosa ai dipendenti pubblici che lavorassero al progetto esecutivo, e a quel punto se ne fece carico il presidente della RAP, che allora mi pare era Sergio Marino, e facendosi carico di rendere il progetto esecutivo allo stesso modo di come ha fatto con il progetto preliminare, quindi in house. Va bene? Poi okay. Conclude questo capitolo in questo modo: i tempi di realizzazione della così la regione ha esternalizzato la fase di verificazione e la RAP si è trovata ad apportare innumerevoli correzioni al progetto secondo le prescrizioni sollevate dall'ente di verifica. I tempi di realizzazione della settima vasca si sono così allungati e la regione non è nelle condizioni di garantire il completamento dell'opera entro il 2020. Ad oggi è difficile conoscere la data di consegna dell'opera. Bene, sono messo buono, vai, andiamo avanti. Capitolo 5, il trasferimento dei rifiuti nelle discariche private. Nel capitolo 4. Certo. Allora, l'esautoramento della sesta vasca, il malfunzionamento del TMB e l'indisponibilità della settima hanno determinato l'aggravarsi della situazione sotto il profilo ambientale, con uno sgradevole rimpallo di responsabilità tra il governo regionale e l'amministrazione comunale. Invero, ad agosto 2019 il piazzale della discarica è stato invaso da tonnellate di rifiuti che hanno reso l'impianto di Bellolampo una vera e propria discarica a cielo aperto. Sul punto il presidente della RAP, dottor Giuseppe Norata, ha confermato le gravi criticità della discarica, in quanto i rifiuti entravano, venivano lavorati dalla RAP, ma non trovavano uscita, con l'effetto doppio di creare accumuli di rifiuto già lavorati e ritardi nell'accettazione a causa dell'intasamento in uscita dal TMB. L'ARPA, sollecitata da più parti, ha effettuato un sopralluogo presso la piattaforma rilevando il deposito di un ingente quantitativo di rifiuti indifferenziati e parzialmente trattati, spazi all'aperto, non dedicati e sprovvisti di presidi utili a limitare la potenziale compromissione delle matrici ambientali. I rifiuti permangono oltre il tempo previsto per il processo di biostabilizzazione. Rilevata l'imminente minaccia ambientale, l'ente di controllo ha provveduto ad informare tutte le autorità competenti e ha sollecitato l'intervento sostitutivo della regione. La regione a questo punto ha affidato il trattamento di parte dei rifiuti all'ecoambiente presso un impianto di Alcamo e alla RAP il trattamento di quelli provenienti dai 21 comuni, i prossimi a Palermo. Sul punto il giornalista Giancarlo Macaluso così ha riferito: io non lo so se è un gioco delle casualità, però per esempio l'ultima notizia di questi giorni, e se non vado errato, è che è stato affidato l'appalto per il trasporto dei rifiuti tra questa associazione temporanea di imprese. Mi pare che ci sia la ditta d'Angelo che lavora a Bellolampo quando c'era Ecoambiente. Sarà una casualità, il gioco delle casualità è labirintico. Stordente a volte però come fa però del resto anche i privati che ci sono e non saranno molti quelli attrezzati, sono gli unici che possono anche svolgere questo tipo di servizi, quindi non è difficile trovare sempre le stesse facce, sempre le stesse sigle attorno allo stesso problema. Per fronteggiare l'emergenza dovuta all'indisponibilità della settima vasca, il governo regionale, con decreto del dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti del mese di luglio 2019, ha autorizzato il trasferimento di circa 230.000 tonnellate di rifiuti presso gli impianti di Ventini, Motta Sant'Anastasia e Siculiana, previo trattamento. Sul punto il giornalista Antonio Fraschilla così ha descritto: Palermo va in emergenza, deve mandare i rifiuti da qualche parte e vengono individuati nell'emergenza tre siti privati che sono quelli dell'OICOS, della Sicula Trasporti e di Catanzaro, e Catanzaro Costruzione e Discarica di Siculiana. Il tema è che dal 2001 ad oggi non si è scelto in maniera chiara e
è precisa, come chiudere il ciclo dei rifiuti e quindi agire di conseguenza, e tuttora c'è un piano di rifiuti che non è ancora stato approvato in via definitiva, c'è solo una bozza al Ministero dell'Ambiente. Ben presto però un altro problema ha aggravato la situazione di emergenza, complicando le operazioni di svuotamento di Bellolampo. Molti dei camion che hanno fatto la spola con le discariche private sono tornati indietro carico di rifiuti, poiché ritenuti dai gestori non trattati correttamente. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni rese dal giornalista Claudio Reale. Guardi, io ovviamente non ero su quei camion, quindi non posso dire che cosa sia successo in uscita da Bellolampo e in arrivo nel Catanese, insomma. Certamente abbiamo dei dati. La relazione del Dipartimento dei Rifiuti, la relazione dell'ARPA, prima e poi la diffida, la lettera del Dipartimento dei Rifiuti, ci dice che l'impianto aprisacche, la trituratrice, mi pare si chiami, insomma, quello che tritura i rifiuti, non funzionano alla perfezione. Dall'altro abbiamo la prima presa di posizione, vado a memoria, mi pare che di Oikos o forse Sicula Trasporti, ma credo proprio Oikos, la prima volta che vengono i rifiuti, che vengono rispediti indietro i rifiuti Oikos, si dice, c'erano sacchi interi. Più che dice, fa filtrare l'informazione che ci fossero dei sacchi interi, il che è incompatibile con l'essere passato da una macchina trituratrice. Dunque, qualche problema probabilmente nel TMB c'è. Sta di fatto che questi rifiuti sono stati controllati in uscita da Bellolampo e poi in ingresso a Motta Sant'Anastasia. I risultati erano diversi. E dunque, cosa sia successo in mezzo, francamente non lo so. Se lo sapessi lo scriverei. Se non fossimo arrivati all'esaurimento della sesta vasca in queste condizioni, non ci troveremmo nella situazione attuale in cui sostanzialmente due privati, Oikos e Sicula Trasporti, hanno il coltello dalla parte del manico e possono dire vogliamo i rifiuti o non vogliamo i rifiuti, sante parole. Non, questo l'ho detto io, non è scritto. Non può in vero negarsi che il TMB in continuità e perenne attività per l'eccessiva quantità dei rifiuti da trattare non ha ricevuto i necessari interventi di manutenzione, situazione aggravata dalla pessima qualità del rifiuto in entrata a Bellolampo, ascrivibile principalmente ad una gestione poco efficiente nel servizio di raccolta e all'incuranza di quei cittadini poco propensi a differenziare i rifiuti. Il trasporto dei rifiuti da Bellolampo alle altre discariche avrà delle refluenze economiche che non potranno che gravare sui cittadini. Con quali risorse il Comune di Palermo affronterà i costi relativi al trasporto dei rifiuti nelle discariche private in attesa della realizzazione della settima vasca e del potenziamento della raccolta differenziata? Non si può fare a meno di rilevare che detti costi probabilmente verranno addebitati sui contribuenti attraverso interventi sulla liquida della tassataria. Capitolo 6. La gestione del post mortem. La discarica di Bellolampo, definita già nel 2010 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al riciclo dei rifiuti istituita presso il Parlamento della Repubblica, in intreccio tra il clientelismo ed incapacità amministrativa, rientra tra i 30 gravi casi di danno ambientale accertati in Italia nel biennio 2017-2018 dall'ISPRA, verosimilmente legati anche alla questione della bonifica delle vecchie vasche. Si tratta della cosiddetta gestione post mortem, che ha dato luogo ad un lungo contenzioso tra il Comune di Palermo, la curatela fallimentare dell'AMIA, la Regione, la RAP e il commissario delegato all'emergenza. Sul punto sono intervenuti più pronunce da parte del TAR, che con l'ultima sentenza, la numero 1599 del 12 luglio 2018, ha annullato il provvedimento con il quale la Regione aveva attribuito la competenza alla RAP, con la conseguenza che ad oggi le vasche esaurite non sono gestite da alcun soggetto. Rimangono inoltre importanti interrogativi sul fondo AMEA destinato alla gestione post mortem, 70 milioni di euro circa che il Comune di Palermo avrebbe dovuto accantonare ai sensi della normativa vigente, una cifra enorme che la curatela fallimentare dell'AMIA sostiene non essere mai stata trasferita alla partecipata.
In definitiva, la questione dirimente non attiene soltanto al numero delle vasche disponibili alla loro gestione, trattandosi di una soluzione tampone, ma ad un sistema del ciclo dei rifiuti anacronistico, basato sull'accumulo dei rifiuti e non sulla loro valorizzazione, aggravato dalla mancata attuazione di un sistema di raccolta differenziata efficiente che ha finito con determinare uno stato di emergenza istituzionalizzato. Il sistema così descritto ha dato vita ad una triangolazione di pressioni: la pressione dei proprietari delle discariche, la pressione di chi gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e infine la pressione di una parte politica che ha usato il sistema come assumificio e strumento clientelare. Occorre un sistema più basato sull'emergenza e sull'improvvisazione. Occorre un sistema non più basato sull'emergenza e l'improvvisazione, ma regolato da un lato da una legge snella, coerente con la disciplina nazionale ed europea, capace di superare la vigente parcellizzazione dei soggetti attuatori, e dall'altro da nuovi strumenti di pianificazione con l'obiettivo di limitare il sistema delle discariche pubbliche o private ed approdare definitivamente ad una gestione integrata dei rifiuti basata sull'economia circolare e non sulla circolazione dei rifiuti in giro per la Sicilia. Appendice. A margine della presente relazione è importante dare atto, seppur sinteticamente, delle ulteriori circostanze offerte al vaglio di questa commissione da parte di altri soggetti auditi. Una serie di contributi che, sebbene diversi rispetto ai temi che sono stati oggetto di specifico approfondimento nei capitoli precedenti, trovano comunque con la collocazione nel complesso di distonie che caratterizzano il sistema dei rifiuti in Sicilia. È il caso, ad esempio, della vicenda degli ex lavoratori del lato Palermo 2 Alto Belice Ambiente, licenziati a seguito del fallimento pronunciato dal Tribunale di Palermo nel 2014, che ad oggi attendono ancora di essere riassorbiti dalla subentrante SRR Palermo Ovest, di fatto mai avviata. Nelle more della raccolta dei rifiuti è stata affidata ad altri soggetti mediante procedure emergenziali con ordinanze del Presidente della Regione e dei sindaci. La Commissione sul punto ha ritenuto doveroso procedere al loro ascolto e rilanciare agli opportuni interrogativi all'assessore Piero Bon, anche alla luce della nomina del nuovo commissario della SRR in questione. Piero Bon, assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, dice: «Non vi nascondo che è stato difficilissimo trovare un commissario. Tutti i collaboratori esperti di diritto amministrativo e anche di rapporti di pubblico impiego, a cominciare dai miei, hanno declinato l'incarico. Abbiamo individuato questo colonnello amabile. Adesso stiamo aspettando che si incontri con i sindaci, con i sindacati abbiamo già parlato che deve mettere in ordine tutto, a cominciare dai bilanci. Se i comuni non pagano, commissarieremo anche i comuni, e quindi su questo abbiate fede, nel senso che l'ordine è stato dato. Restiamo in attesa di sviluppi, dunque. Stesso discorso vale per la discarica di Mazzarà Sant'Andrea, ormai chiusa, e per la sua messa in sicurezza anche alla luce delle recenti iniziative». Scusate, cosa è successo? Alla luce delle recenti iniziative intraprese dalla Regione Siciliana, la Commissione ritiene opportuno dedicare a questa vicenda un futuro specifico approfondimento, anche sulla scorta di quanto riferito da Maurizio Crimi, sindaco di Furnari, provincia di Messina, comune limitrofa alla discarica, nel corso della sua audizione. Dei numerosi progetti, tutti rigorosamente privati, per realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, nelle varie declinazioni offerte dalla letteratura scientifica di riferimento, sono state acquisite le testimonianze dei rappresentanti dei comitati civici di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Paterna Zucco. Territori questi uniti da un destino comune, insistere sulle aree in cui gli impianti dovrebbero sorgere, ed è proprio alla salvaguardia del territorio, alla tutela della salute e dei suoi cittadini che questi comitati hanno ispirato la propria azione, così come evidenziato da Ninni Curatolo e del comitato di Calatafimi e Segesta, nonché dall'ex vice sindaco di Alcamo, Groppuso, vicepresidente del comitato non gasificatore inceneritore di Calatafimi e Segesta, che ha dichiarato: io
quando ero assessore all'ambiente del comune di Calatafimi fino al 2012, mi sono battuto per questo, per questo impianto di compostaggio a livello provinciale a Calatafimi Segeste. Abbiamo avuto tutte le autorizzazioni, poi il problema è che non si riusciva mai a ottenere il finanziamento pubblico ed andare avanti. Poi la cosa si è accelerata quando c'è stata la proposta di questo impianto a Sogesta. Noi abbiamo raccolto 9.000 firme, abbiamo innalzato il livello anche della questione mediatica. Poi cosa è successo? Chiaramente strettamente correlato anche all'indagine giudiziaria arata nei Castri Siri, perché il progetto Sogesta, al di là delle nostre battaglie, ha avuto uno stop, perché in contemporanea è venuto fuori questo intreccio, appunto la presenza di Nicastri. Ancora una volta, come vediamo, emerge il tema di fondo che questa inchiesta ha verificato. L'impiantistica pubblica e quella privata in Sicilia viaggiano a velocità diverse. Fino a quando questo gap verrà tollerato, fino a quando la Sicilia non riuscirà a invertire una tendenza che ha segnato gli ultimi 20 anni nella politica regionale, il ciclo dei rifiuti resterà una sfida mancata, o peggio, perduta. Conclusioni. Il lavoro della Commissione ha confermato le preoccupazioni che hanno mosso questa indagine, la percezione di un intreccio di interessi privati e pubblici compiacenze che in Sicilia hanno reso spesso il sistema dei rifiuti subalterno a quegli interessi e a quelle compiacenze, anche mettendo da parte gli episodi più gravi e più clamorosi, in cui si è dimostrata in sede penale l'esistenza di pratiche corruttive alla base di alcune scelte amministrative. L'intera governance dei rifiuti si è mostrata in questo primo ventennio del secolo molto permeabile a un sistema di interferenze e di sollecitazioni che ricordano, per modalità e per il ricorrere talvolta agli stessi protagonisti, la vicenda legata al cosiddetto sistema montante. Tutto ciò nonostante l'impegno con cui taluni assessori e più di un dirigente hanno cercato di imprimere al ciclo dei rifiuti una giusta direzione di marcia e una limpidezza di pratiche amministrative, restando spesso isolate all'interno degli ingranaggi burocratici e delle scelte di indirizzo politico. Più in generale si è percepito il vassallaggio a cui è stato costretta in questi anni la funzione amministrativa, con procedimenti sensibili di cui pochi o nessuno avevano contezza, dirigenti delegati solo ad opporre la loro firmetta, giunte di governo spesso distratte o condizionate da presenze istituzionali esterne alla regione. L'esito è stato quello di aver conservato la centralità del conferimento in discarica come punto d'arrivo obbligato all'interno del ciclo, garantendo a pochi proprietari delle poche piattaforme private altissimi margini di profitto. La relazione ha ricostruito puntigliosamente fatti e atti che hanno contribuito a mantenere intatta nel tempo questa condizione di oligopolio di mercato, con le inevitabili refluenze sul piano dei rapporti tra il sistema politico e una parte del sistema industriale siciliano. Esiste un rimedio? Quello annunciato in tutti i programmi di governo e fin qui mai attuato: puntare su un ciclo virtuoso dei rifiuti, su un'impiantistica pubblica che permetta di lavorare il rifiuto a valle, su una capillarità della raccolta differenziata ancora ferma a percentuali inaccettabili, su un ricorso alla discarica come segmento marginale dell'intero ciclo. Serve poi un'impermeabilità nelle scelte di indirizzo e di gestione rispetto agli interessi illeciti, in alcuni casi palesemente criminali, che hanno fatto del business dei rifiuti l'occasione per investire, riciclare, gestire un vastissimo indotto e per controllare altresì il territorio. Abbiamo ricostruito decine di inchieste che hanno condotto ad altrettanti processi, accanto al lavoro eccellente di forze dell'ordine e magistratura, ma resta ancora molto da fare. Occorre rendere la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia una risorsa produttiva ed economica e al tempo stesso un'occasione di dignità civile e collettiva. Ma perché ciò sia possibile, serve una risposta delle istituzioni, della politica rapida, atta a fermare alle pratiche corruttive, al prevalere degli interessi privati, a certe inerzie della funzione amministrativa. Il coinvolgimento degli operatori economici privati, consentito dalla legislazione amministrativa, non può che avvenire attraverso procedure trasparenti e obiettive.
e nel contesto di un sistema integrato di gestione dei rifiuti in cui occorre finalmente assicurare una governance pubblica in grado di individuare e realizzare tutte quelle condizioni tecniche, logistiche, organizzative che consentono di adeguare le modalità di erogazione dei servizi di igiene urbana ed ambientale agli standard europei, uscendo dalla logica emergenziale della ricerca di soluzioni di corto respiro. Per rendere sempre più incisiva l'attività di contrasto alla criminalità collegata alla gestione dei rifiuti e senza pretendere di interferire sull'autonomia del potere giudiziario, la Commissione auspica la creazione, laddove possibile, di un pool di magistrati specializzati in reati ambientali. Infine, va segnalata l'urgente necessità di rivedere e perfezionare anche sul piano legislativo il quadro di riferimento riguardante le procedure amministrative in materia di VIA e di AIA, per ricondurre il rilascio degli atti autorizzativi di maggiore impatto sul funzionamento del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti alla responsabilità degli organi di vertice dell'amministrazione. Dopo 20 anni di impunita deregulation, giusto? E di assenza della programmazione richiesta dalla disciplina ambientale, il tempo che ci resta è poco. Facciamone buon uso. Complimenti. Complimenti veramente. Io una cosa volevo chiederti, ma ti ricordi quando una volta, mi ricordo un'orata in commissione, quando gli fu contestata questa vicenda che lui, loro facevano, lasciavano i rifiuti a bello lampo prima di portarli alle discariche in trasferimento dei rifiuti, l'aveva detto che invece era un discorso di ridurre i costi per fare l'assemblamento, eccetera. Ma quello che tu hai letto da questa relazione mi pare che dicono il contrario, rispetto a quello che allora ci disse Norata. O ricordo male... Scusa, non ho capito, perdonami, sulla è colpa vicenda, mia, mi sono distratto. Allora, sulla vicenda che praticamente i rifiuti giacevano a Bellolampo... Ah, tu dici quando è iniziato il trasporto e il conferimento dei rifiuti nel Catanese? Ti ricordi? Una volta Norata ci disse che lui aveva utilizzato, che qualcuno gli aveva contestato, non aveva fatto le denunce, eccetera, che invece era un modo che per risparmiare delle somme. In realtà, da quello che tu hai detto in questa relazione, mi pare che dicono il contrario di quello che diceva Norata. No, io quello che non mi ricordo che Norata abbia detto una cosa diversa rispetto a quello che c'è nella relazione, anche perché la relazione riporta una dichiarazione di Norata che aveva comunque confermato che a Bellolampo la situazione era critica, abbastanza critica. Io mi ricordo che deposito temporaneo dei rifiuti nello spazio all'atere dell'impianto TMB era nelle more che la regione siciliana autorizzasse la RAP ad andare a conferire i rifiuti nelle discariche private. Poi venne fuori l'ordinanza, vi ricordate? Diciamo che Norata allora dice: io sono consapevole che comunque può esserci un danno ambientale a Bellolampo, però dico, io devo fare una scelta, o collassare la città lasciando la città piena di rifiuti, o abbancare i rifiuti nello spiazzale all'atere del TMB nelle more che comunque autorizzano l'azienda ad andare a conferire in altri siti. Io questo è quello che mi ricordo, Paolo. L'indagine del dell'ARPA e in questa fase, no? Che c'è tra l'indagine dell'ARPA e l'inizio del trasporto dei rifiuti altrove, un interessamento dell'OICOS, no? Non mi ricordo adesso come si chiama, parliamo rifiuti adesso, che comunque ha messo a disposizione il suo impianto per il pretrattamento. Poi, un'altra cosa grave è che da questa relazione che tu hai letto mi pare di capire che la vicenda che riguarda il trasporto ecoambiente, no, Ecos, gli extracosti, anche la commissione antimafia regionale dice che praticamente vanno a carico dei cittadini. Sì. E questo lo dà come rischio. Lo so. Però diciamo che evidenzia una corresponsabilità rispetto
agli extra costi. La regione sicuramente, in primis il presidente della regione, che comunque nel 2019 è stato nominato, 2018 è stato nominato commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, allora anche per l'acqua, l'emergenza idrica, e con l'impegno che doveva entro il 30 settembre consegnare i lavori, cosa che non è mai successo ad oggi, diciamo, nemmeno è possibile prevedere la consegna del primo lotto, figuriamoci tutte le... E al comune di Palermo e alla RAP, che non sono mai arrivati a quel famoso 30% della raccolta differenziata, che se ci fossero arrivati, diciamo che la durata della discarica di conseguenza sarebbe stata più lunga. Ma preoccupato sono. Vabbè. No, questa relazione, diciamo che è arrivata al momento giusto, ci può servire può essere magari qualche elemento che potremmo utilizzare per il nuovo concetto di servizio. Massimo, se poi la mandi alla terza commissione, in modo tale che lo faccio subito, la mettiamo agli atti. Vabbè, io direi che, anche perché già sono le 2:20, se siamo d'accordo, io mi fermerei qui per oggi e inviterei la Scafidi a leggere il verbale, se è pronta. E domani... Paolo, posso dire un'ultima cosa, Paolo? Aspetta, Angela, perdonami. Paolo, noi dobbiamo ancora completare, dico, il lavoro del contratto di servizio. Abbiamo solo letto, diciamo, il contratto di servizio, ma dovevamo fare quella comparazione col vecchio, ti ricordi? Quindi scusate, io volevo proprio dire questo. Trovate, era appunto parlato venerdì scorso di fare una comparazione con il vecchio contratto. Io in realtà vi ho messo anche in questa seduta i documenti, entrambi i documenti. Io ho provato a fare una comparazione, a vedere se si poteva fare una comparazione. In realtà i due contratti sono totalmente diversi, non è solo una questione di... sì, ci sono delle modifiche sostanziali che riguardano appunto l'aver tolto il servizio di manutenzione strade, aver lasciato la manutenzione volante, e poi è una diversa... ci sono anche altri elementi di cui mi ha parlato il dottore Fiorino, che ho interpellato, perché vedendo appunto che non si trattava di un contratto modificato in alcune parti, ma di un contratto totalmente diverso, mi ero immaginata di poter chiedere al dottore Fiorino, che ha proposto il nuovo contratto, quali fossero le sostanziali differenze, ma di fatto anche lui non mi ha saputo dare se non delle indicazioni su alcuni punti, ma non esaustive, e sono appunto l'avere tolto la manutenzione strade, l'avere dettagliato meglio le attività oggetto del contratto. E poi un altro elemento di differenza è che è stato ridotto il corrispettivo che riguarda la pianificazione della situazione di disinfestazione. Angela, chiudi il microfono, per favore. Angela, grazie. Avere ridotto questo corrispettivo, perché era necessario proprio per recuperare le risorse che servivano a coprire in parte anche questi extra costi di cui tanto si sta parlando. Mi scusi, me lo può ripetere questa parte del corrispettivo, che non l'ho capito, mi sono distratto. Allora, sto riferendo intanto quello che mi ha detto l'avvocato Fiorino, che io ho interpellato, perché, ripeto, ho visto che non è semplice fare un confronto tra il vecchio e il nuovo, in quanto l'impianto è totalmente stravolto, quindi non si possono individuare puntualmente delle differenze. Allora, parlando con il dottore Fiorino, che, ripeto, secondo me doveva essere la persona più indicata dal momento che lo ha proposto il nuovo contratto, per diciamo, individuare le differenze, lui mi ha di fatto segnalato queste tre differenze, che sono la manutenzione delle strade, che è stata tolta, il maggior dettaglio che è stato dato sulle attività di raccolta che fa la RAP,
rispetto alla semplice dedizione, raccolta rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, raccolta dell'ordine, e poi la riduzione del corrispettivo previsto per la sanificazione, derattizzazione e disinfestazione anche degli uffici pubblici, per esempio, ma non solo, che praticamente è stato ridotto a quasi il 50%, e questo perché era necessario recuperare delle risorse per coprire proprio gli extra costi che si sono determinati. Ma questo ovviamente dando mandato poi al Consiglio Comunale di recuperare queste risorse che sicuramente sono necessarie per l'esperienza maturata per provvedere appunto a questi servizi di sanificazione, disinfestazione e deratizzazione. Detto questo, comunque, queste sono delle cose che così, degli elementi che mi ha raccontato, ma che naturalmente non esauriscono il totale delle differenze. Io ho dato una lettura a una parte, alla una prima parte del contratto, non l'ho letto tutto, e ho al nuovo, cercando di confrontarlo col vecchio. Ripeto, non è un lavoro semplice. Io, nel senso che, per esempio, vi faccio un esempio: l'articolo io li ho messi in allegato a questa convocazione. Se voi vedete, a parte che ho visto che di fatto questo contratto di servizio è stato è già con la delibera che è richiamata in premessa, che è la 143 dell'1 agosto 2019, era stato dato mandato era stato approvato, diciamo, lo schema, indicando appunto, se vedete nell'estratto della delibera 143 che ho allegato, si faceva riferimento a questo nuovo contratto, alla bozza del nuovo contratto, quindi alla espunzione dell'attività di manutenzione strade, mantenendo solo il monitoraggio della rete stradale cittadina, pronto intervento e ripristino di inefficienze strutturali puntuali circoscritte su qualunque tipo di pavimentazione, ripristino guardrail esistenti e collocazione dei nuovi. Questo, così, tanti altri elementi quali obiettivi, raccolta differenziata, di specifiche di spazzamento, organizzazione, eccetera, erano stati già dati da questa delibera di giunta comunale del 2019. Oggi esiste già una proposta di consiglio comunale che ha ad oggetto questo nuovo contratto e la proroga dell'affidamento, naturalmente. Ma questo, che è già passato al vaglio della Ragioneria Generale e che adesso attualmente dovrebbe essere al vaglio del Segretario Generale. Tornando alle differenze, quindi riguardando un po', provando a fare delle differenze. Scusi, quindi il Ragioneria Generale ha già espresso parere? Il Ragioneria Generale ha già espresso parere. In un primo momento... sono state delle criticità, sì. Esattamente. Il dottore Fiorino dice di avere posto rimedio a queste criticità e avere poi avuto, diciamo, l'ok del Ragioneria Generale. Mi dice anche l'avvocato Fiorino che nel momento in cui questa delibera è passata al segretario generale, il segretario generale ha ripreso di nuovo in considerazione queste criticità. Adesso dico, non so a che punto è l'istruttoria in segreteria, credo che a noi non sia ancora arrivato questa proposta. Ad ogni modo, tornando alla lettura del contratto, io ho provato a guardare comunque il contratto nuovo, eventualmente con l'avvocato Fiorino eravamo rimasti che ci risentiremo per individuarle queste differenze, eccetera, perché ripeto, secondo me Giussi, mi scusi di nuovo, allora io penso che le differenze non siano rispetto al core business dell'azienda, cioè l'igiene ambientale, le differenze non siano tantissime, però quelle che ci saranno secondo me sono importanti. Poco fa, quando leggevamo la relazione finale della commissione antimafia regionale, ci fu un passaggio sul TMB e io dissi che il TMB
PNB fu consegnato alla RAP così a parola e mai messo nel contratto di servizio, quindi non è, in realtà non c'è un corrispettivo specifico per il TMB. Secondo me però nel nuovo contratto questo c'è, cioè viene ad essere riconosciuta la gestione, cioè l'affidamento del TMB e il corrispettivo, diciamo, per la gestione dello stesso. La cosa che io, diciamo, non comprendo è la riduzione del corrispettivo del servizio di disinfezione e disinfettazione sia degli spazi esterni che dei locali, perché questi servono a, in qualche modo, a colmare, diciamo, il disavanzo dovuto agli extra costi. Io questa cosa non la capisco. Poi l'altra cosa che dovremmo vedere, lo facciamo spiegare direttamente da lui, ma l'altra cosa che dovremmo vedere, come la manutenzione è stata, non viene levata totalmente, rimangono il pronto intervento e il monitoraggio. Dovremmo capire qual è il corrispettivo riguardo a questi due servizi. No. Sì, certo, questo probabilmente, questo, io alla parte corrispettivi non sono arrivata, però diciamo le differenze, proprio per quello che diceva lei anche della gestione dell'impianto, TMB, eccetera. In realtà, se voi vedete nel precedente... E forse ci dovrebbe essere qualcosa rispetto ai CCR, perché quando è vecchio contratto... Esattamente. Diciamo, tra i vari servizi che fa Scusami. Io, siccome ho davanti il contratto di servizio attualmente vigente, okay, mi sono fermato all'articolo 3, che è l'oggetto del contratto. Benissimo. Nel nuovo contratto di servizio c'è pure un articolo che parla del... Allora, nel nuovo contratto di servizio è l'articolo 6, che distingue in tre tipologie, sono quelli di base, quelli integrativi e quelli a richiesta. E di fatto in quelli base sono ricompresi tutti quelli là che tu trovi nell'articolo 3, però con una disamina e con una... Tutti? Ecco, questa è la domanda, diciamo, alla quale non è possibile dare una risposta, nel senso che, almeno io per come lo leggo io, che non ho naturalmente conoscenza dei servizi, nel momento in cui nell'articolo 6 del nuovo contratto non viene più detto sinteticamente raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, ma viene detto raccolta dei rifiuti, se li leggi, vieni avanti. Qua. Vediti, c'è un dettaglio. No, la lettera mi trovo, servizi di raccolta e giro ambientale, precisamente. Raccolta rifiuti urbani, raccolta dipende da rifiuti urbani pericolosi, raccolta siringhe, raccolta pulizia a mercati cittadini stabili, bonifica di siti chimicamente degradati. Ok. Allora, fermati alle prime due, raccolta rifiuti, le prime due voci. Queste due, se tu vai nel nuovo contratto, dice servizi base. Raccolta rifiuti urbani residuali tramite cassonetti stradali. Poi raccolta lo specifica, cosa che a quanto pare non è specificato qua. Specifica poi raccolta differenziata domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani nelle seguenti frazioni: organico, carta, cartone, plastica, eccetera. Tutto un dettaglio, raccolta di prossimità, eccetera. Tutte queste attività che sono dettagliate in maniera molto molto puntuale in questo nuovo contratto sono esaustive rispetto alla raccolta di rifiuti urbani così come definiti nei primi due punti dell'articolo 3 del vecchio contratto, del vecchio vigente? Punto interrogativo. Io questo come faccio a saperlo? Cioè le schede tecniche. No, va bene, a prescindere dalle schede tecniche, ma tutto i rifiuti, tutte queste attività esauriscono tutte le attività di raccolta rifiuti? Sì, secondo me, dovrei andare a rileggere, però diciamo, scusate, che rispetto a quello precedente, che era soltanto una cosa generica, mi pare di capire che in questo nuovo contratto sembrerebbe che stiano facendo le cose un po' più naturalmente puntuali rispetto a prima, che era molto generico.
Questo potrebbe essere, però dico, chi ti assicura che questo dettaglio non sia invece un modo per limitare quelle che sono le attività che potrebbero anche lasciare fuori qualche cosa che secondo me a te sfugge? Vabbè, vabbè, chiederemo se siete d'accordo, Paolo, anche una mano ai sindacati che conoscono bene, che con l'azienda gli diciamo di studiarsi, di leggersi la proposta, esatto, e eventualmente la faccia arrivare, faccia aggiungere qualche suggerimento. Concordo. Proprio perché abbiamo parlato di questi elementi anche del TMB, del TMT, eccetera. Se vedi qua nel contratto c'è alla fine gestione operativa, chiusura, dunque gestione operativa al terz'ultimo rigo, chiusura e gestione post-operativa della sesta vasca della discarica Bellolante di quelle ulteriori che sono successivamente realizzate e messe in funzione, attività di risanamento e gestione post-mortem della discarica, eccetera. Quindi poi si parlava anche del pretrattamento, eccetera, eccetera. Sono tutti elementi che poi sono anche nel nuovo, ma distinte in maniera diversa, e sono, se non sbaglio, nelle attività, non nella prima parte, ma nell'attività dei servizi integrativi, cioè servizi che di fatto, infatti i servizi integrativi troviamo gestione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani residuali, e gestione delle attività di pretrattamento e trattamento completo dei rifiuti urbani mediante impianti di trattamento meccanico biologico e altri impianti. Quindi sono nella parte servizi integrativi, che dicono sono quei servizi che sono, rientrano sì nel ciclo integrato dei rifiuti e quindi coperto da Tari, che però per la necessaria sussistenza di impianti e attrezzature aventi specifica destinazione e utilizzazione sono di norma remunerate separatamente dal comune o dall'utente che ne fa richiesta. Quindi dice, è come se fossero delle parti come si dice, remunerate a parte, fermo restando che fanno parte del ciclo integrato dei rifiuti. Quindi ci sono, ma sono messi in una parte, diciamo, diversa. Non so che senso abbia mettere in una parte diversa dei servizi che comunque rientrano nel ciclo integrato dei rifiuti e che quindi devono essere coperte da tariffa, da quella stessa tariffa che poi discenderà dal PEF costruito, diciamo, dall'azienda e approvato dal Consiglio Comunale. Dico, anche su questa scelta di differenziarlo, si dovrebbe capire per quale motivo è stato scelto questo. Altri elementi sono, è prevista un'indicazione dei mercati dove fanno raccolta, mentre prima era detto genericamente, anche qui. Scusami, sì. Un attimo. Paolo, ma ricordo male, oppure era arrivata qualcosa in commissione come proposte dei sindacati? Via mail, ricordo male, o quest'inverno era arrivata qualcosa che loro delle proposte, diciamo, dei diversi sindacati? Sulla RAP, della modifica, sì, del servizio? Io ricordo che era arrivata delle proposte, mi ricordo, così vagamente. No, io su due piedi così non mi ricordo. Ma non era arrivato nulla da parte dei sindacati. No, ora, io vi parlo l'anno scorso, che avevano scritto qualche proposta, o sbaglio? Io non mi ricordo. Massimo, tu ricordi qualche cosa? Massimo, tu te lo ricordi? No, mi è nuova sta cosa, perdonami. Oppure era inerente, o erano le proposte sugli emendamenti, forse? Forse no, non era questo. Allora, no, sugli emendamenti con chi era arrivata? Avevamo chiesto a Putrone. Io mi ricordo qualcosa, mi ricordo. Noi sugli emendamenti abbiamo chiesto a Putrone, abbiamo visto gli emendamenti della quarta commissione, abbiamo fatto un lavoro molto articolato, però non riguardava sicuramente i sindacati. Questo non erano i sindacati. Va bene, ok. Allora, un'altra cosa, per esempio, che ho visto nelle premesse, viene quello che abbiamo letto nel nuovo contratto, si fa riferimento a un regolamento comunale non meglio identificato.
che farebbe che, in cui si rimanda per le modalità di esecuzione del servizio. Io non però dico, non è che c'è un regolamento, ci sarà un regolamento, questo diciamo è un dubbio che viene. Dico, ci sono altre cose, però dico, su questa cosa dovete decidere come procedere, perché ripeto, non è fare il confronto, no, non sono piccole differenze, è completamente stravolto. Vabbè, quindi capire vabbè, diciamo che dovremmo con questo passaggio con i sindacati probabilmente ci servirà un altro passaggio, dobbiamo farlo sicuramente con l'avvocato Piorino e poi con l'assessore Marino, che è l'assessore competente, che ha detto l'altro giorno che lui non era ancora a conoscenza, quindi diamo un paio di giorni di tempo, vediamo un attimo di capire come muoverci. La cosa importante però, secondo me, dobbiamo andare a leggere in maniera specifica questa bozza di contratto di servizio e diciamo il raffronto, visto che non è articolo per articolo e quindi con le cose scritte, ma va a cambiare che dall'articolo 3 siamo passati all'articolo 6 e sicuramente in maniera più scientifica, più dettagliata quello che dovrebbe fare. L'unica cosa che dobbiamo andare a capire è, faccio un esempio, io sto leggendo adesso qui in quello vecchio, perché c'ho quello davanti, la raccolta del come si chiama, dello smaltimento delle alghe, la raccolta dei rifiuti del canile comunale, e poi capire la pulizia delle spiagge nel territorio comunale, che mi pare ultimamente lo fa la Reset, quindi vorrei capire esatto. Il contratto chi lo fa. No? Esatto, per esempio del canile mi pare che non se ne parla più in quello nuovo. Però anche questo probabilmente, prima di parlare visto che parliamo di contratto, dovremmo anche capire e quindi andare a verificare quelle voci delle somme che naturalmente venivano date per fare questo tipo di servizi e soprattutto a capire se c'è qualche altra cosa oltre alla votazione delle strade, se naturalmente è opportuno andare a togliere, visto che di fatto, faccio un esempio su tutti, ormai il decespugliamento in particolare non lo fanno più, ma loro danno l'incarico alla Reset, allora perché non danno direttamente alla Reset? Però sono argomenti poi questi politici che poi andremo probabilmente... È impossibile, Paolo. Lo so, però, perché rientra nel sistema igienoambientale, quindi con l'appagamento della TARI, non può essere tolto dal contratto di servizio. Semmai sì, la RAP può fidare al Reset con delle commesse triennali, così almeno risolve il problema anche di Reset, ma diventando le entrate strutturali. Scusami Massimo, però anche questa è una domanda da ignorante, ma nel pagamento della TARI giustamente c'è anche il decespugliamento, ma se il pagamento della TARI e poi il decespugliamento è quantificato in 1 milione di euro, dico una fesseria, sì. Farlo al RAP, farlo al RET, cosa cambia? Tanto io Paolo Caracalla... No, io ho detto che non si può fare, ho detto che non puoi toglierlo dal concetto servizio RAP e metterlo in quello di RESET, questo non si può fare. Quindi non si può fare che io parli io perché te. lo paghi con la TARI, capito? E chi ha la delega per trattare i rifiuti è la RAP, non è la RESET. Ma qui non stiamo parlando di rifiuti. La domanda è: se io pago 100 euro di TARI e in questi 100 euro di TARI che io pago c'è un euro anche per il decespugliamento, se non si possono dare 99 euro alla RAP e 1 euro alla RESET? Non lo so, da parte tecnica burocratica non ti so rispondere, Paolo. Ma in ogni caso, ma anche se non si potesse fare, Paolo, come dici tu, oramai diciamo la RAP non è che non lo fa più, lo fa in quota minima il diserbo. A questo punto potrebbe darlo a RESET, mettendo in condizione la stessa RESET di avere un'entrata strutturale. Come? Con una commessa di una durata di 3 anni e non di mesi o al massimo di un anno. Va bene, io direi, se siamo d'accordo, di fermarci qui per oggi. Noi domani mattina, mi pare 9:30, abbiamo l'assessore Catania, se non erro. Giusto? Sì.
Catania e Sarta. Sì, domani mattina 9:30. A cui a margine anche la discussione, ricordiamoci di chiedere qualcosa sull'argomento, visto che fino a oggi, anzi fino a ieri, l'assessore alla RAP, l'assessore all'ambiente era Catania. Scusa, mi è arrivata la convocazione di consiglio mercoledì e giovedì? A me non è arrivato niente, non lo so, sinceramente, ma io so. No, no, neanche a me. Vabbè. Allora, io posso leggere il verbale. Sì, se siamo pronti, leggiamo il verbale così chiudiamo. Dai. È mercoledì che abbiamo, Paolo, scusami, mercoledì in commissione cosa abbiamo? Sindacati e RAP. Sempre 9:30? Sì. Va bene, grazie Massimo. Allora, l'anno, il giorno, eccetera, eccetera, bla bla bla. Alle ore 12:10, oltre al presidente Caracao, si sono presenti i consiglieri Amelia, Giaconia e Meli. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Angela Scafia e la segretaria supplenti della commissione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG, programmazione lavori, comunicazioni del presidente, disami atti di competenza della commissione, letture e approvazione verbali, varie ed eventuali. In ordine al primo punto, la segretaria supplente Gnoppo comunica che è pervenuta una mail da parte di un cittadino dove si segnala una inefficienza dello scarico. Presidente, sento rumori. Il presidente si determina di girare la mail agli uffici competenti perché a sua memoria tale scarico risulta non attivo, pertanto se emerge un problema in tal senso significa che ci potrebbe essere qualche utente abusivo. Alle ore 12:14 entra il consigliere Ficarra. La seduta continua e la dipendente dalla lettura della richiesta di adozione da parte della FIDAS e il presidente chiede di inserire anche questo sindacato all'incontro già fissato giorno 22 aprile prossimo 21. Si passa alla lettura della richiesta sulla modalità di mobilità dolce pervenuta da parte della FIAB Palermo Bike Track e ci si determina di convocarli alla prima data utile. Attenzione anche la mail ricevuta dall'assessore Mattina e ci si determina di inoltrarla ai consiglieri della commissione. In ordine al primo punto il presidente riferisce al secondo punto. Il presidente riferisce, aspettate che devo salvare, ok. Il presidente riferisce da quanto è emerso sui media in relazione all'apertura dei parchi e dalla lettura dell'articolo cui fa riferimento. Si apre un dibattito. Il presidente attenziona anche quanto pubblicato su Repubblica nei giorni scorsi in merito alla situazione vigente a Belliolampo. Si chiede alla segreteria di reperire la proposta di delibera sul regolamento della RAP, la cui commissione ha già espresso parere il 27/7/2019. Lo cercata io questa data. Il consigliere Giaconia, dal lettura della relazione riferita a quanto pubblicato sul quotidiano, si chiede alla segreteria di procurarsi le ultime relazioni trimestrali della RAP pervenute in commissione. Alle ore 13:21 esce il consigliere Amella per un problema di connessione, nel riprovare a rientrare non riesce, tra parentesi riferito alla stessa via WhatsApp. Me l'ha chiesto lei espressamente, via WhatsApp. La seduta prosegue con la lettura dell'atto de quo. Conclusa la lettura, il presidente ricorda che il presidente Nurata aveva dichiarato che lo spostamento dei rifiuti a Catania vedeva un risparmio nella gestione aziendale. Il consigliere Giaconia non ricorda bene questo aspetto e riferisce di un altro aspetto similare. Aspetta, leggo meglio. Tu hai detto che il presidente Nurata aveva dichiarato che lo spostamento dei rifiuti a Catania vedeva un risparmio. No, il mantenimento dei rifiuti a Bellolampo prima del trasferimento. Vabbè, Paolo, è importante mettere questo, Paolo. Un chiarimento fu. Lascia prendere, non lo metto, questo levelo, Angelo. Benissimo, ok, va benissimo. Non lo togliamo, non è un problema. Quindi la seduta prosegue con la lettura dell'atto dei quo. Il presidente chiede al collega di inoltrare la relazione alla commissione. Interviene la segretaria Collura che, riferendosi alla comparazione tra i contratti di servizio della RAP, il vigente e il proposto, riferisce che questi sono differenti nella stesura. È stato interpellato dalla stessa l'avvocato Fiorino, che ha posto l'accento su alcune differenze tra i contratti di servizio. Per il consigliere Giaconiere le differenze non saranno tante, ma comunque di rilevanza, e fa riferimento all'affidamento del servizio TMB e ricorda che la manutenzione stradale non è totalmente abolita ma ridotta. Viene inserita anche la voce relativa al CCR. Si apre un articolato dibattito ed emerge che questo nuovo contratto di servizio è molto più puntuale e dettagliato del precedente.
utente e ritiene che necessita leggere il nuovo contratto cercando di comprendere quali servizi sono stati posti e quali somme sono state detratte. Continua il dibattito. Più che continua, scrivo finito, terminato il dibattito, virgola, si passa al terzo punto dell'ordine del giorno, che è la lettura del verbale di che stiamo facendo. È la segretaria verbalizzante la lettura del verbale della seduta odierna ai consiglieri, che è letto e approvato un'unità dei presenti, viene sottoscritto e verrà pubblicato entro i termini previsti. A che ora stiamo chiudendo? Ne chiedo l'approvazione. Sono le 14, calcoliamo 08, mi approvo il tempo che me l'approvate, mi approvate il verbale, consiglieri? Sì, sì, va bene. Sì, approvato, per me va bene. Approvato all'unità dei presenti, 4 su 5. Buon pranzo a tutti. Grazie. Ciao Massimo. Ciao. Buongiorno. Ci vediamo domani. Okay, a domani. 14.08. Aspetta la registrazione. Sì, 14.08, sì, stacchiamo la registrazione. Va bene, ok. Ciao. Ciao.